Avrei potuto prendere quella strada, ma ho preso l'altra. Dicevano, è un vicolo cieco, sarà la tua rovina. Studi di architettura, gentile signora, come aveva già stabilito mio padre. Soltanto disegni fantastici. Cattedrali di fantasia. Sembrava che io impedissi, ma io avevo preso un'altra strada. All'esterno percorrevo la strada che loro avevano stabilito per me, ma io avevo decisamente preso l'altra. La strada che dovevo prendere. Anche se non potevo sapere cosa fosse uno scrittore, anche se non sapevo assolutamente cosa fosse l'arte drammatica. Quindi lei ha avuto il coraggio di andare nella direzione opposta. Ne ho avuto il coraggio. E pensavo in modo opposto. In tutto pensavo in modo opposto. Ma a me interessava l'opposto. Ma non si è confidato con sua madre? No, nemmeno con mia madre, naturalmente. Non potevo confidarmi con nessuno. Dovevo andare avanti da solo, con la massima risolutezza e segretezza. Da solo. Verso l'avventura. Verso la terra. Mi sistemai nella tenebra. Ci si è sistemato come nella tenebra. Se proprio vuoi usare questa espressione grottesca. Sì, mi dicevano di spazzolarmi la giacca, ma io non me la spazzolavo. E ha sempre pensato così? Beh, ingannando i suoi che pensavano di fare il suo bene. Pensavano di fare il suo bene. Anch'io ho sempre pensato di far bene, ma in modo diverso. In che senso? In modo diverso. Io non pensavo di far bene come intendevano loro. Di questo le diede forza. Lei spese tutte le sue energie per andare nella direzione opposta. Offese tutti, distrusse tutto. Ma per affermarsi, per poter respirare un po' più profondamente, non è così. Sentivo solitario con me stesso e nessun altro. Fuggendo gli altri mi sono salvato. Si è salvato a danno dei suoi, però. Com'erano questi genitori? Tutto mi disturbava. Tutto mi irritava. Tutto la irritava. Mi misero una giacca e dissero: ecco, questa è la giacca che porterai per tutta la vita. E io non si. E loro gliela remisero? Sì. E lei se la ridosse? Loro me la mettevano, io me la toglievo. Continuamente così. Loro me la rimettevano e io me la ritoglievo. Ma alla fine però se ne saranno stancati. Sì, no? E lei così autodiera? A Maria. Mi resi indipendente. Via? Dove? Volevo vedere Parigi. E andare a Parigi. Ma anche a Parigi non fu così facile. Perché? No? Non sapevo il francese, non capivo la gente. Ma avrai imparato facilmente le lingue? Ho imparato il francese in 6 o 8 settimane. Ma quando sai parlare francese in modo...